Max. Sto dicendolo, sono Fabio Di Villa, lavoro al CSTP Norte qui a Torino. Prima lavoravo a Madrid e ho studiato sempre qui a Torino per il tecnico di Milano, questo è il tecnico di Torino. La cosa importante è che da circa un anno mi occupo tra gli altri progetti di chat, quindi di risponditori automatici. In particolare con questa tecnologia che vi voglio far vedere oggi, che si chiama RASA. Allora, RASA è un framework basato su scritto in Python, completamente open source, che rende, diciamo, molto facile creare un chatbot basato sul machine learning. Quindi, diciamo, ti dà tutti quegli strumenti pronti all'uso per creare un chatbot. La mia idea è quella di fare insieme a voi un tutorial per scritto molto basico, in modo che alla fine di quest'ora dovremmo riuscire a scrivere un bot che ci risponde su Telegram. Allora, non so se si sente, volevo farvi vedere un video veloce di casa. Si sente? Ah, non si sente niente. Ve lo dico io. Io lo ascolto. Non c'è problema. Dice che all'inizio i chatbot erano soltanto qualcosa che inviava qualcosa in automatico, quando sul cellulare vi arrivava, ad esempio, attraverso l'SMS una pubblicità piuttosto che si ricordava un appuntamento. Il secondo livello di chatbot, seconda generazione, è quella un po' più a FAQ, a FAQ. Quindi quando io faccio una domanda, si cerca di riportare questa domanda a una serie di domande preimpostate e quindi dare una risposta. C'è una prima interazione tra utente e bot. Oggi quello che vediamo oggi e quello che si usa tanto oggi sono quelli che vengono chiamati conversational bot, cioè un bot conversazionale. Conversazionale nel senso che segue una conversazione. A seconda del momento in cui io gli do un input, lui mi risponde a qualcosa. Facciamo un esempio facilissimo. Io scrivo al bot, ciao. E lui mi risponde, ciao. Mi chiede, come stai? Sto bene. Lui dice, ok, vai, continua così. Io gli dico, ciao, per salutarlo di nuovo, per andarmene. E lui mi dice, arrivederci. Lui capisce la differenza tra il primo ciao all'inizio della nostra conversazione e l'ultimo ciao alla fine della conversazione. E per di più tiene in memoria quello che succede durante la conversazione. Se io ad esempio all'inizio gli dico ciao, sono Fabio, lui si ricorderà che il mio nome è Fabio. E per salutarmi ad esempio alla fine mi potrebbe dire a presto Fabio. In qualsiasi momento alzate la mano per farmi delle domande, vado solo più veloce perché è la parte teorica noiosa. Allora, il pattern su cui si basano questi tipi di bot sono quelli detti a intent entities. Intent entities è un modo di rappresentare una qualsiasi frase, ok, una qualsiasi comunicazione. Quando io dico qualcosa, come ad esempio show me yesterday's financial news, quindi mostrami le notizie di ieri del settore finanziario, quello che voglio fare, il riassunto di questa frase è fammi vedere le news, ok? Questo è l'intent, la mia intenzione, cosa voglio fare? Quindi se ad esempio facciamo una prova, se io ti dico ciao, qual è la mia intenzione? Il mio intento in questo momento.
Salutare, quello è l'internet. Quello io potrei dire ciao, buongiorno, hola, potrei dirlo in tanti modi, ma il mio intent rimane lo stesso, è quello di salutarvi. L'entity è qualcosa all'interno di questa frase, che si chiama utterance, ma è specialmente una frase, che non cambia l'intent, lo arricchisce, ok? In questo caso, qua ci sono due entity. La prima è quella di ieri. Io voglio comunque vedere le news, ma voglio vedere le news di ieri e in particolare voglio vedere le news economiche, ok? Domande fino qua. Perfetto. Manca ancora una parte, diciamo, teorica sempre rispetto a questo, che sono le stories. Le stories sono il flusso della conversazione, quindi di nuovo, quando io saluto, lui mi saluta, mi chiede qualcosa, com'è il flusso della conversazione? Quando io saluto il bot, cosa mi deve rispondere? Mi deve salutare anche lui. Ok, il tutorial di oggi è, diciamo, un esempio che si trova un po' su internet, ma mi sembrava molto azzeccato. Per chi di voi è andato all'estero sa che appena che si dice che sei italiano si è automaticamente anche dei pizzaioli. E quindi quello di oggi era un po' marcare questo stereotipo e fare un bot sulla pizza. In particolare è un bot che ci dovrebbe aiutare in un nostro ristorante immaginario. Innanzitutto, quanti di voi programmano abitualmente? Ok. Quanti di voi fanno machine learning? Okay. Quanti di voi fanno bot? Ah, ok. Ma cosa usate? Io sì, ho fatto uno studio bot per Telegram, molto capito. Ok. Diciamo anche così basato sulla conversazione, cioè io scrivevo qua ciao e poi insultavo. Ok, ma ci sta. Perfetto, era già con machine learning, quindi quindi a ciao rispondeva a qualcosa. Sì, sì. Una scelta tra un po' di comandi, c'era cioè un po' di comandi, sceglieva uno e... Sì, perfetto. Questa è la differenza sostanziale fra un bot scritto, diciamo, pure duro, così com'è, cioè ha un input, io rispondo con un output, che è un po', se vogliamo, una macchina statica, ok, mi trovo in questo stato, rispondo in questo modo. Mentre questo qua, appunto, che si basa sul machine learning, anche se io non gli ho detto che fra gli input ci può essere ciao ciao, ok, ma è molto simile a ciao, ok, lui continua, capisce e continua la conversazione. Il machine learning dà la capacità di essere un po' più labile, un po' più maneabile. Ok, partiamo. Allora, sì, vedete al fondo? No. Così si vede qualcosa? Ok, allora, qua ho semplicemente installato Rasa, link installa Rasa, vi consiglio per chi lo userà di installarlo su un virtual environment perché ha tante dipendenze, in particolare a TensorFlow che ha tante dipendenze a sua volta. Detto questo, quello che facciamo è il comando base, quindi Rasa, git. Quello che va a fare è creare tutta la struttura che ci servirà per costruire il nostro bot. Se qua sono dei warning che sono relativi a questa versione, questo è il bello e brutto dell'open source. A volte ci sono delle cose che non funzionano con la versione lì e la versione dopo vengono fixate. Ok, sì. Allora, cosa fa? Lui crea tutti i file che ci serviranno e per di più li riempie già con un dummy bot, con un bot tonto, che però è già capace di rispondere. Qua sta facendo il train del core. Ok. Intanto che fa questo vi spiego una cosa fondamentale. Rasa è diviso in due parti, quello che viene chiamato NLU, Natural Language Unit, e quello che loro chiamano Rasa Core, Natural Language Unit. Diciamo, normalmente chiamato Natural Language Process, è la parte che cerca di capire cosa gli stiamo dicendo. Quindi a seconda di quello che noi scriviamo, viene processato e viene tirato fuori qual è l'intent.
Il core invece è quello che si occupa di tutta la conversazione, di come rispondere e quando rispondere. Allora, questo qua è il bot che ti viene creato da zero, quindi se noi gli diciamo hi, lui ci risponde hey, how are you? E gli diciamo hi, lui ti arriva. Semplice, semplice, nulla di strano. Ma la cosa importante è questa, che qua ci vengono dati tutti i file che dobbiamo andare a cambiare per creare il nostro bot. Ok? Allora, innanzitutto una precisazione, so che c'è Windows aperto, non lapidatevi per averlo aperto a Linux Day. Come vedete qui sono su USL, quindi c'è Linux. Semplicemente così è come facciamo lavoro, nel senso c'è Windows aperto e lavoriamo su Linux. Di per sé Rasa è scritto in Python, quindi non è importante che siate in Windows o in Linux. Però come tutti sappiamo, quando poi si va in produzione, cioè quando quello si mette su un server, questo server è Linux e quindi conviene sempre avere l'environment giusto. Ok, allora, prendo solo dei fogli per non perdermi. Ah, scusate, se volete aprirmi sul computer per seguirmi più facilmente, questo qua è un kit, un repositorio pubblico. Git Fabio DN / Rasa _ tutorial. Ve lo ripeto. Fabio DN, come il mio nome e il mio cognome, di Nino, quindi DN / Rasa _ tutorial. E pubblico lo potete aprire adesso. Okay. Allora, passiamo però una notizia su Rasa, che secondo me è importante. Rasa, dal mio punto di vista, è un open source, tutto quello che volete, ma è una tecnologia abbastanza matura per la complessità dei chatbot. Per rendervi veramente l'idea, la carta N26, non so se qualcuno di voi ce l'ha, quella internazionale che si usa, una carta di credito, ok, non va online, utilizza Rasa per gestire il proprio chatbot. N26 è una carta che ha alcune difficoltà, nel senso che è molto improntata sul utilizzarla in modo per un giro per il mondo, quindi deve avere un contact center aperto, cioè che si possa rispondere 24 ore al giorno, 7 su 7, 5 lingue diverse, 3 regioni intese come Europa, Inghilterra e Stati Uniti diverse, ha già la sua complessità, viene gestito con Rasa. Non tutto, ma la parte che vi faccio vedere oggi è gestita con Rasa, il nucleo è di Rasa. Ok, partiamo. Allora, l'unica cosa che bisogna fare all'inizio è impostare, in questo caso lo faremo in italiano. Ok. E poi possiamo iniziare. Allora, sotto la cartella data NLU c'è tutta la, ci sono tutti gli esempi che vi andiamo a fornire. Sotto le stories ci sono tutte le storie, tutti i dialoghi. Ma partiamo da domain e dominio, ok? Il nostro spazio di manovra, dove definiamo tutto. Per esempio vengono definiti tutti gli intent, tutti gli entities e così via, li vediamo uno a uno. Allora, di questi qua lasciamo solo print e reply. Il primo intent che andiamo a vedere è quello, uno semplice, presupponiamo che l'utente, noi vogliamo sgravarci dal fatto che l'utente ci chiede sempre il menu, ok? Nella nostra pizzeria. E quindi mettiamo questo intent qua, l'utente vuole leggere il menu. Le actions sono quello che fa il bot, quello che vi risponde il bot, quindi at read e quando lui vi saluta, noi l'abbiamo salutato e lui ci saluta. Queste qua sono le actions. Anche qua aggiungiamo questi qui e lasciamo solo at short menu.
Ok, i templates sono le frasi che ci, con cui ci risponde il bot. Quindi altre dritte favori lo scambiamo, diciamo ciao. Allora, qua ne posso mettere anche più di uno. Ma non è che qua non siamo ancora nella parte di machine learning, qua non sta imparando, è solo che quando lui capisce cosa gli stiamo dicendo può risponderci in modo diverso, in modo che non sia sempre uguale. Non è che ogni volta che gli dico ciao ti risponde ciao, ma magari mi risponde buongiorno, e così la prendono un pochino più umano. Ok? Ma ne lasciamo solo uno per adesso. E se ne metti su di una, ogni volta non ne scegli una. Sì, la scegli una random. Sì, una random. E andiamo a cambiare questa qua. Mettiamo la nostra, quindi app show menu. Ok, qua cosa dobbiamo scrivere se vogliamo fargli vedere il menu? È il menu stesso, ok? Quindi le pizze, scriviamo 3. Ok, niente di particolare. Andiamo avanti, andiamo finalmente nella parte di machine learning. Qua dobbiamo scrivere tutti gli esempi con cui lui impara. Andiamo a togliere quelli che non ci servono più, quindi questi qua li dobbiamo cambiare. Io lo posso lasciare. Ciao. Su come un utente immaginiamo che ci venga a chiedere il menu. Me ne dite uno. Arrivo, ciao, cosa chiedete al ristorante? Che pizze ci sono? Che pizze hai? Altro? Posso per farlo sia ragazzi? No. Il menù, perfetto. Il menù. Quanti esempi servono? A priori non si può rispondere a questa domanda, bisognerebbe capire quanti intent avete e quanto questi intent sono simili uno con l'altro. Okay? Più sono simili, quindi più in altri intent ci sarà la parola menu,
più è facile che per il bot ci si confonda, perché magari due frasi sono molto simili e lui non sa bene quale delle due. In generale, più esempi gli date, meglio è, e il numero di esempi è sempre di più di quello che vi immaginate. Questo è machine learning. Cioè, questi sono troppo pochi, in generale, assolutamente. Ok, andiamo... Ok, la parte di NLM è finita. Vediamo se funziona. Anche la linea di comando è molto semplice. Rasa, train, la parte di NLU. Poi vedremo, Rasa, train. Per quello che vi dico, che secondo me è abbastanza matura, è anche un po' user-friendly, ok? Ok, qua sembra che non abbiamo fatto errori. Ok, qua lo possiamo provare. Questo, quando noi scriviamo ciao, questo qua è quello che fa lui sotto, dietro le punte. Per lui ciao è un saluto con la confidenza dello 0,6%. Se ad esempio scriviamo buongiorno, è staccato. Dritto 95, perché? Perché negli esempi c'è ciao e c'è ciao ciao, quindi riesci comunque a capirlo, ma vedi già che c'è qualcosa di simile. Fate attenzione che qui non stiamo ancora parlando con il bot, qua stiamo soltanto guardando che la parte di NLU funzioni. Posso vedere il meglio, ok. Lo capisce. Per lanciare questo così è Rasa, Shell, NLU. Comunque nel tutorial c'è scritto tutto passo passo. Quindi Rasa Train e Rasa Shell NLU. Ok, sembra funzionare. Cosa ci manca per avere una conversazione con il nostro bot? Manca una cosa che abbiamo visto prima. Adesso lui ci capisce. Cosa? Sì, il saluto finale. Però quello in realtà lo capisce. Il saluto finale, cioè, il saluto finale lo capisce. Proprio per comunicare con lui. Ci manca solo una cosa che dobbiamo definire. Le conversazioni, perfetto, le storie. No, in questo momento, se gli diciamo ciao, lui capisce che lo stiamo salutando, ma non sa assolutamente che cosa fare. Quindi abbiamo l'ultimo file che ci serve, le stories. Andiamo a definire. Grid e terreno lo possiamo lasciare. Allora, questo qua siamo noi. Noi possiamo fare il primo, lui ci saluta indietro, gli chiediamo di leggere il menu e lui ce lo fa vedere. Vedete che c'è, cioè, provate a immaginare, se noi vediamo solo questa conversazione qua, ci potrebbe essere un limite grosso a questo bot. Riuscite a vedere qual è? C'è solo questa storia. Pensate che voi aprite il bot, gli scrivete qualcosa, ma ha un limite grandissimo questo bot. Funziona solo con questa qua, con questa storia. Se io apro il bot e gli chiedo, mi fai vedere il menu? Lui non sa cosa fare. Perché? Perché prima non l'ho salutato. Perché lui segue questa storia. Allora, tutto questo
ci sono poi un sacco di configurazioni che si possono mettere, si possono fare le storie più manneabili, magari non è così stretto, che se non segue questa macchina stati riesce comunque a rispondervi, ma dal punto di vista dei dati che gli mettiamo come input, questo non è correttissimo, perché non gli stiamo dando una storia che sicuramente si proporrà, che qualcuno entra e chiede fammi vedere per un punto. E quindi ne scriviamo un'altra. Il nome delle storie non è così importante. E qua dovremmo essere a posto. Ok. L'altro comando che utilizziamo è quello da prima, ma adesso vogliamo fare il trail di tutto, quindi rasa trail. Anche di nuovo quella prima, ma tutto quindi rasa trail. E ci risponde con le tre pizze, ok? Facciamo una prova, non è detto che funziona perché gli abbiamo dato pochi esempi, ma giusto per farvi vedere che c'è del machine learning sotto, io gli dico ciao e poi scrivo solo nei motivi, ora che proprio capiamo, infatti. Okay, se gli scrivo solo menu lo capisce. Perché? Perché la parola menu è presente solo negli esempi che abbiamo scritto sotto l'intent menu. Quindi per lui è facile, comunque stiamo parlando di quello. Ma non abbiamo mai detto da nessuna parte input menu e basta. Okay? Li abbiamo dati di simili. Lui impara. Ok, allora. Ci sono domande fino a qua, innanzitutto. Sì? Quindi se è possibile inserire che ci vediamo quando c'è un libro che non capisce risponde sì, bravissimo. Prima lui chiede ma quando lui non capisce cosa gli diciamo, cioè è qualcosa che posso dire scusa non ho capito, sì. Prima vi ho fatto vedere che c'è un grado di confidenza per ogni input che mettiamo. Quindi c'è, lui dice, guarda, io questo qui penso che sia un saluto e sono sicuro al 20%. Lui non è tanto sicuro, però quello che capisce. Quello che solitamente si fa, si mette un threshold, un limite, per cui se lui non è tanto sicuro di quello che ha capito, si dice quello, si dice, guarda, non ho capito, oppure mi stai proprio chiedendo di salutare, mi stai proprio chiedendo di farti vedere il menu. Cosa diversa sulle storie, se lui si trova in uno stato sulla storia a cui non sa rispondere, rimane in ascolto, lì sembra che non funziona il bot, ok? Detto questo, ci manca ancora vedere la parte di entities. Quindi andiamo a inserire un nuovo intent, che è quello di ordinare una pizza. Ma per ordinare una pizza, noi gli dobbiamo dire quale pizza, ok? Quindi l'intent sarà order pizza, voglio ordinare una pizza. L'entity sarà il nome della pizza stessa. Quindi andiamo a definire. Bisogna definire un'altra cosa che si chiamano slots. Gli slots sono, vediamoli come un nome di una variabile, ok? È una variabile. L'entity è quello che lui capisce dalla conversazione, quindi voglio una pizza margherita,
pizza margherita o solo margherita sarà il nome della nostra pizza. Dove vado a salvare quell'entity lì dentro uno slot? È una variabile che viene riempita, nulla di più. Qui si può chiamare nello stesso modo, in modo diverso rispetto all'entity, non è importante. Qua stiamo usando. Proprio come una variabile gli dobbiamo dire il tipo di variabile che è, in questo caso testo. Actions ce ne sarà un'altra che sarà vogliamo ordinare una pizza. Un'altra questione del machine learning.
prima vi ho detto che servono tanti esempi, è vero, bisogna però fare sempre molta attenzione a dare esempi che cambiano. Se io faccio semplicemente vorrei una pizza margherita marinara a 4 stagioni Napoli con tutte la stessa vorrei una pizza, quello che sto facendo si chiama overfitting, cioè sto dicendo al modello che tutte le volte che io ordino una pizza e la ordinano sempre solo vorrei una pizza margherita. Se io divento tanti esempi uguali, simili, cioè uguali, che cambia solo l'entity, non va bene, perché l'intent poi non lo riesci più a capire bene. Appunto, nel machine learning si chiama overfitting. I dati di train sono troppo mirati per una singola situazione. Sto perdendo di vista la grande immagine. Ok, qua dovrebbe essere a posto. E dobbiamo fare una storia. E qua bisogna mettergli lo stop. Se si sbaglia qualcosa nell'input viene subito detto, perché se no quando sei in un nodo abbia scritto almeno una storia
che possa continuare. Ci sono anche dei modi per mettere direttamente qui OR, cioè ad esempio qui si può continuare da un'altra parte, ok? Si può spezzare subito lì per scriverlo più velocemente. Ecco perché qui le storie sono, qua le storie sono cortissime, storicamente le storie sono abbastanza corte, non sono infinite, però comunque si va, cioè non sembra, ma le foglie diventano subito tante nel grafo. Altre domande? Per le domande dovrei dire poca confidenza. C'è modo di registrarle in Europa in modo di aggiungere poi in giorno? Sì, ottima domanda. Lì si passa già a quello che è il controllo del bot, la manutenzione, okay? Sì, c'è tutto, c'è un software sempre da Fedarasa, in questo caso un software gratuito, non open source, ma comunque gratuito, che si chiama Rasa X, che quando tu metti, diciamo, il bot in produzione, quando lo metti su Telegram, quando è che funziona, e gli agganci un piccolo database dove sta appunto scrivere tutte le storie che ti arrivano, tutte le cose, tutti i flussi, lui ti registra tutto e in questa interfaccia grafica, dopo se riesco ve la faccio vedere, appunto ti tiene lo storico di tutto, in modo che tu poi possa andare a guardare, ok, fammi vedere tutti gli intent che tu hai visto con un grado di confidenza minori del 30%, e così tu puoi guardare in quei casi dove lui non era tanto sicuro, dove lui era più sicuro e andarlo a correggere. Sì. Questa è un'ottima domanda, perché in realtà, come spesso succede nel machine learning, tu crei il tuo modello che funziona fino a un certo punto. Quando lo dai passo agli utenti, sicuramente c'è qualche caso che o tu non hai previsto, o che il machine learning di per sé ha dei limiti, e devi un po' correggerlo. Questo nei bot è naturale, Rasa lo prevede, cioè Rasa dice già, guardate, il test finale per il vostro bot è solo darlo in mano agli utenti. Si possono fare delle tecniche di machine learning per capire se il vostro modello funziona bene, non funziona bene, quello sì. Ma il risultato finale dipende comunque dal test con gli utenti, da lì non si scappa. E per quello è importante la fase di manutenzione. C'era qualcun altro che aveva una domanda? Sì. Si può fare annidamento alle storie? Si può fare? Annidamento alle storie, perché ora le stai scrivendo tutte per esteso, ma... Sì, bravo. Un'altra cosa che si può fare, ad esempio, dire da qui, da qua, ok? Continua con questa qui, ok? Questo perché? Perché sennò, come dici tu, devo sempre riscriverle tutte, e invece da qui magari c'è un caso in cui non ci saluta di nuovo e gli dico ok, continua di qua, non la devo riscrivere tutta. E soprattutto, considerate che adesso sono poche storie, quando ne hai 100, se ce le hai tutte stese non riesci più a capire dove sbagli, dove non sbagli, a che punto di storia sei. Rasa, quello che vi fa il grafo, ok? Vi fa il grafo delle storie, in modo che tu almeno possa avere un colpo d'occhio sulle storie. Qui è un po' inutile perché sono tre linee, ok? Sì? C'è un modo di fare dei test automatici? Dei cosa? Dei test automatici. Dei test automatici per provarlo, dici? Sì, diciamo, quello lì viene preso dalla parte di machine learning, quindi quando tu hai un modello e lo vuoi provare, si fa la parte, ad esempio, che viene chiamata cross-validation, cioè prendi il tuo set di train, lo dividi in set di train e set di test, e da lì, quindi ad esempio, quegli esempi che abbiamo fatto, alcuni rimangono fuori. Fai finta che qua nell'NLU, poi ce ne sono di pochi, ma fai finta che questa frase qua non gliela do quando lo sto testando, come dici tu, quando sto facendo solo la fase di test del machine learning, questa frase qua non gliela do a imparare, la uso come test, ok? E quindi lui ne prende alcune che usa per il modello, altre che usa per provarlo, e si prova in modo automatico, che è la stessa cosa che, cioè, è automatizzare la fase di test. Però si parla sempre di fase di test del machine learning, del, o ancora meglio detto, del natural language. Ok? Le storie, ad esempio, è molto difficile testarle. Ok.
Allora, vi volevo far vedere il bot in funzione. Naturalmente, in realtà per metterlo in funzione non ci sono più tante cose da fare. C'è una parte che vi faccio vedere solo così. Che sono la parte delle action, che è molto importante. Allora, qui bisogna... considerate che il bot oggi non è solo considerato un bot a risposta o qualcosa che mi risponde su Telegram. Il bot oggi, voi lo dovete vedere, è come un'interfaccia. Non è più l'interfaccia con cui vado su internet e ordino una pizza, ma voglio scrivere alla pizzeria, voglio parlare con l'assistant e ordinare una pizza. Sono interfacce diverse per la stessa applicazione, ok? Cosa serve però per agganciarsi a, diciamo, non solo a volte risposta? Quelle che vengono definite action, nel tutorial ci sono, okay? Ma solo per farvi vedere la struttura, e sono scritto in Python. Sono scritte in Python, viene dato il nome, così come prima era at show menu, adesso è diventato action, cioè andiamo un po' a programmare noi, per quello che vi dicevo che gli slot alla fine non si usano tanto in quella parte. Gli slot, cioè gli entity, vengono in realtà utilizzati qua dentro. Quando io, quando qualcuno mi dice vorrei una pizza margherita, quello che faccio io è prendere margherita, guardare se ce l'ho sul menu, e rispondergli, il tuo ordine è stato confermato, il tuo ordine non è possibile. E torniamo a quello che faccio qua. Prendo la pizza, prendo il nome della pizza che è stato passato, guardo se sul menu gli dico che l'ordine della pizza è confermato, se no gli dico che la pizza non è sul menu. Questo perché? Perché in realtà un utente potrebbe dirmi fammi una pizza Linux Day. La pizza di Linux viene probabilmente, se avete fatto abbastanza bene gli entity, lo capisce. Perché? Perché dopo la parola pizza lui si aspetta un entity, e gli esempi sono così, però Linux Day non è sul menu. E qui mi aggancio e faccio qualcosa. Un passo in più è agganciarci un database, o agganciarci la vostra applicazione. Semplicemente dare una nuova interfaccia, che non è ad esempio solo quella web, ma quella... appunto via chatbot per la vostra interfaccia. Quello che si fa molto oggi, ad esempio, le query sul database. Non voglio più fare appunto filtra per questo è ciao, voglio sapere tutti i dipendenti sotto quest'area nel mio lavoro, e lui mi fa la query sul database e la faccio qua dentro con intent entities. Ok, vediamo se riesco a mettere su, così ve lo faccio vedere. Allora, utilizziamo Mail.Giroto, che è semplicemente una cosa che fa un tunnel per esporre il servizio RASA. Ok, questa è una parte molto importante, le actions. Sono un servizio web a sé, separato dal bot, quindi il bot è quello che vi risponde, quello che capisce e vi risponde. Le action sono un altro servizio web. Questo perché, se ad esempio il database è giù o c'è un errore nelle action, magari a quell'utente non rispondo, ma continuo a tenere sul bot e a rispondere a tutti gli altri, ok? È un po' l'architettura microservizi, se vogliamo pensare così. Ok, allora, anche qua, questo qua è... non so,
Questo qui è un file che viene già dato nella configurazione e qua c'è soltanto commentata questa parte, ok? E qua sono le cose che sono necessarie a Rasa per connettersi a Telegram. È veramente facilissimo. Questo qua è il token, questo qua è il nome, questo qui è quello qua che è il webhook. Fuori, rimango ancora un po' qua per rispondere ad altre domande. Grazie per l'attenzione.